Ciao a tutti, finalmente una bella giornata di sole, non se ne poteva più con sta pioggia, era proprio un incubo. Allora ho approfittato perché ho detto finalmente con l'illuminazione della mattina il video viene sicuramente meglio. Ne approfitto e magari ne farò anche più di uno, visto che questo qua sarà veramente un video che devo fare da tanto, vi ho promesso da tanto. Penso che sarà non un video solo, due o forse anche tre. Devo fare un respiro profondo per fare questo video. No, perché praticamente sono tipo una cosa tipo 70 ombretti, cioè una cosa incredibile. Non so se ora riesco a farveli vedere. Si vedrà qualcosa, però sono tutti i miei ombretti di Minerals Will Work For You. Slash trucco minerale o come lo volete chiamare voi, neve make up o che ne so io. E praticamente molti di voi mi dicono: ma i numeri tra trucco minerale e Minerals Will Work For You corrispondono? Sì, corrispondono, fino a che non diventasse neve make up. Importava da trucco minerale, quindi voi su trucco minerale leggete, che ne so, ombretto 001 stregato. Qui il codice 001 è lo stesso di Minerals Will Work For You. Ovviamente dopo che è diventato neve make up, gli ombretti che ha introdotto trucco minerale, tipo Audrey, quelli là, sono esclusiva di trucco minerale, così come gli ombretti nuovi che ha introdotto Minerals Will Work For You ci stanno solo su Minerals Will Work For You. E io ovviamente compro solo da lì. Quindi tutti gli ombretti di cui vi parlerò li ho presi dal sito di Minerals Will Work For You. E quindi, insomma, fatevi i conti per vedere se ci stanno o non ci stanno gli ombretti, questo genere di cose qui. Vi parlerò anche della nuova linea, che è la linea Earth Based, che sarebbero i colori della terra, che sono dei bellissimi, stupendi colori nuovi che ha introdotto la venditrice. E tutti sui toni neutri, del marrone, dei verdi, insomma, dei colori della terra. Io che sono geologa non potevo farmeli scappare, giustamente. Allora, cominciamo subito perché la review è veramente lunga, cioè preparatevi psicologicamente. Praticamente io vi avevo fatto vedere come avevo sistemato gli ombretti, no? Vedete? Praticamente ho messo un'etichetta bianca sopra, ho scritto il codice e poi ho scritto il colore, cioè secondo me non è questo ovviamente il nome, però è un modo semplice perché preferisco mettere via gli ombretti a testa in su, perché così la polvere diciamo, non va nelle pieghe della giara e rimane bella dritta. Io vi parlerò di ogni singolo ombretto, non vi dirò il nome di trucco minerale, solo di quelli che mi ricordo, vi dirò i codici e poi alla fine vi metterò gli swatches di tutti gli ombretti, cercherò il più possibile di farveli vedere, ho messo la telecamera apposta per farvi capire i colori. Vi parlerò delle finiture, di come piace usarli, insomma un po' di tutto. E spero che questa review vi interessa. E cominciamo dal primo, lo 001. Questo me lo ricordo perché ho letto adesso. Sul trucco minerale si chiama Stregatto. E io ho scritto che è un rosa fucsia shimmer. Allora, ve lo faccio vedere. Questo è il colore. Credo che si veda bene. Praticamente, questo è io lo definirei un rosa fucsia, non proprio shimmer, perché non è proprio shimmer, è più un satinato. Quello che mi ha colpito di questo colore è il fatto che abbia dei bellissimi riflessi blu metallici. Tuttavia ho notato che non è facilissimo da stendere, perché appartiene un pochino a quella categoria vecchia degli ombretti di Katia, che non sono facilissimi da stendere. A me piace usarlo come eyeliner, cioè l'uso che preferisco è trasformarlo in eyeliner. Credo che vi metterò anche una foto alla fine in cui l'ho trasformato in eyeliner. Però applicato come ombretto sarà che comunque ha un colore molto forte, quindi a meno che uno non deve fare dei look molto strani, non è un colore da tutti i giorni. Comunque è pigmentato. Questo è il colore. Passiamo al prossimo, che è lo 002, il viola lavanda. E questa è una nota dolente, perché a guardarlo dentro la jar è bellissimo, vedete? Un colore viola lavanda stupendo. È difficile da stendere, perché vedi quello che ho detto prima. E questo è matte, invece, praticamente matte. E solo che, essendo una vecchia formulazione dei suoi matte, è molto difficile da stendere, quindi questo non ve lo consiglio, soprattutto se siete alle prime armi col minerale, perché ho notato che veramente faccio fatica io a metterlo, quindi figuriamoci chi ha le prime armi. Il colore comunque è molto bello, quindi io comunque vi dico quello che penso io. Il colore è molto bello, è questo viola scuro matte, infatti mi dispiace molto, secondo me un paio di ombretti dovrebbe riformularli.
rendendoli più cremosi, perché questo invece è proprio difficile, rimane un po' pastoso. E il 3 invece è molto carino ed è, io ho scritto rame shimmer. Il colore è questo. È un, sì, una specie di rame, però io direi più con riflessi rossi. E praticamente questo è shimmer, cioè è proprio brillantinato. Quando vi dico shimmer intendo che i brillantini si vedono proprio. Se vi dico sheen o comunque luminoso vuol dire che i brillantini non si vedono, però comunque non è matte. Quindi questo per farvi capire, shimmer vuol dire proprio che ha i brillantini evidenti e questo ce l'ha. Però è un bel colore, ho detto un rame rosso bello, a me piace. Poi ci dovrebbe essere il 006. Questo è molto bello ed è un viola. Credo che questo sia venduto anche su Trucco Minerale e credo si chiami tipo una cosa come Purple Rain, può essere? È un bellissimo viola. A guardarlo così sembra proprio un viola, invece se poi lo andate a mettere effettivamente non è chiaro, non è proprio viola, ha anche dei sottotoni grigi, è un viola abbastanza scuro, cioè che non è che rimane proprio viola sull'occhio, ha dei sottotoni scuri, è shimmer, quindi vi deve piacere lo shimmer, però è un bel colore, questo ve lo consiglio, soprattutto se vi piace il viola non ve lo potete lasciare scappare. Poi il 007. 007, credo che questo sia venduto anche su Trucco Minerale e si chiama tipo Diamanti in polvere, può darsi? Allora, Diamanti in polvere sono essenzialmente glitter, cioè in realtà io lo vedo più come un illuminante che come un ombretto, perché sono glitter allo stato puro. Però appunto io lo userei sicuramente bagnato, perché secondo me questo usato dry svolazza molto, proprio per la consistenza, sono veramente brillantini, lo userei più magari sul corpo oppure sopra le guance come illuminante, più che come ombretto, perché per i miei gusti è troppo svolazzante. 008 è sulla scia dello 007 ed è un grigio chiaro shimmer, questo mi piace di più dello 007, perché a me i grigi chiari piacciono molto, credo che stiano bene a chi ha bionda. E questo invece rispetto al primo non sono glitter in libertà, ma ha un buon finish, cioè sicuramente è molto più cremoso e si stende bene e ve lo consiglio, è shimmer anche questo, ve lo consiglio perché il finish è molto bello, cioè è glitteroso ma non è eccessivo, sta bene. Lo 008, ora passiamo allo 009. 009 è questo qua che ci sta pure su Trucco Minerale, sono quasi sicura di ciò. Questo lo vedete, è super shimmer. E questo è bellissimo, praticamente è proprio verde, è bellissimo, questo è migliore applicato sicuramente wet, è un verde smeraldo, sì, lo definirei un verde smeraldo con tanti brillantini argentati, davvero bello, questo ha un'ottima formulazione, cioè non svolazza, si stende bene, soprattutto se l'applicate bagnato. Ah, il 010 è bellissimo, uno dei miei preferiti. Ora cominciamo con la lista dei miei preferiti. Perché a me piacciono moltissimo i colori naturali, neutri. E questo qua è un color nocciola. E shimmer, questo è proprio shimmer, cioè ce n'ha tantissimi dei brillantini. Però sono veramente belli perché sono dei brillantini e anche dei micro brillantini blu. Quindi è questo nocciola, un micro brillantini argentei blu. È stupendo, io lo uso su tutta la palpebra mobile, è il modo in cui mi piace usarlo, lo applico su tutta la palpebra mobile e gli dà proprio quella luminosità, certo non è un colore da tutti i giorni, però per la sera è bellissimo, cioè non è un colore da mettere per andare al lavoro, all'università, insomma, però poi c'è lo 010, ah lo 011. Lo 011 lo stavo saltando perché ce l'ho in jar quella grande. E lo 011 ve ne ho già parlato in un'altra review ed è oro rosa, si chiama su Trucco Minerale. Eccolo. Io ce n'ho praticamente 2-3 jar di queste piene.
perché è un colore che mi fa impazzire, è bellissimo. E questo qui è shimmer, anche questo, cioè brillantini evidenti, però anche questa è una formulazione molto buona, è molto cremosa e quindi si stendono bene. E i brillantini, cioè è un rosa, quindi abbastanza evidente come vedete, però ha i brillantini dorati, quindi fa un effetto proprio sano, bello.